Massa e Orso arrivano in vostro soccorso! Ah. Oh, guarda, ma che cuccioli adorabili! Siete così carini con quelle orecchiette lunghe! Dov'è finita la vostra mamma? Ho capito, avete perso la vostra mamma! Ascolta, Orso! Dobbiamo trovare mamma coniglio! Credo che dovremmo appendere dei manifesti! No, così neanche la loro mamma riuscirebbe a riconoscerli! Tutti i manifesti sono pronti. Coraggio, Orso! Eccoli qui! Puoi andare tu ad appenderli? Io mi occupo di questi tesorucci. Sono la tata migliore del mondo! Lo vedrete! Momento di giocare! Oh, come ho fatto a finire qui fuori? Smettetela subito! Non fate arrabbiare Masha! Oh? Aha! Visto? Dovete fare i bravi come fa Rosie! Se restate seduti e buoni, vado a prendere la cena e torno subito! Siete tutti in punizione! È ora di fare il riposino! Non voglio sentire un fiato! Caspita, fantastico! Guarda, i miei coniglietti sono pieni di talento! Ha 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 ha!
merito dei miei manifesti. Vi siete persi? Tanto non mi prendi, tanto non mi prendi. Thank you.
posso andare. Gira in quel modo furtivo. Ha appuntamento alla stazione? Con chi? Oh! Ciao! Ma come sei carino! Vedrai che faremo amicizia. Voglio farmi bella quando incontro nuovi amici. Allora, quando sei arrivato, dimmi, hai fatto buon viaggio? Orso, perché non ci presenti? Davvero molto educato. Puoi chiamarmi semplicemente Masha. Questo posto? E che ne pensi del nostro clima? Guarda il paesaggio a destra, guarda il paesaggio a sinistra. Mi dispiace, ma ora la strada ha un po' di buche. Oh, benvenuto nella nostra casa!
trovarmi. Giochiamo ancora a nascondino. Ora tocca a me. A nascondino giocherò. Fino a 5 conterò, poi ti cercherò. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? No, all'istante arriverò. Fino a 5 conterò, poi ti cercherò. 1, 2, 3, 4, 5. Dai, nasconditi. A nascondino giocherò. Fino a 5 conterò, poi ti cercherò. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? No, all'istante arriverò. Nasconderti, osso. Devi fare pratica. Ah! Tana per orso! Orso! Ti ho fatto tana. Orso, lo so che sei lì. Orso! Oh! Tana, tana! 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 Thank you.
miei cari piccoli, guarderemo insieme i cartoni animati. E non li guarderemo soltanto, ma impareremo qualcosa di nuovo. Sarà, come dire, un'esperienza istruttiva. Voi pensate che i cartoni animati servano solamente per farci ridere e divertirci? Ma non è affatto così! Alcuni cartoni animati contengono un messaggio! Sì, ecco! Sono di insegnamento! Altri cartoni invece no! Non insegnano un bel niente! Alcuni, ad esempio, insegnano la differenza fra bene e male! Altri, invece, sono pieni soltanto di battute sciocche e non insegnano un bel niente! Bene, ora possiamo guardare! Perché piove sempre durante i miei programmi educativi? Non capisco! Beh, non ci resta che andare a trovare Orso! Devo ad ogni costo farvi comprendere! Dimostrarvi la grandissima differenza che c'è fra bene e male! Thank you.
non va bene per niente. Questo cartone non è educativo. Questo cartone non ha alcun messaggio per chi lo guarda. Hai visto? Non insegna proprio niente. Sposarti con me? No, ti detesto! Tu sei cattivo cattivo! Ah, è così? Aiuto, aiuto! Qualcuno ci aiuti! Qualcuno ti aiuti! Sono Super Masha! Vi salverò! Tutti e due! Wow! Sono davvero una supereroina! Adesso salverò il mondo intero! Ah!
salvare tutti quanti. Salvarvi anche se non hai costume. Non ho ancora finito di leggere! Piacerebbe avere un caso da risolvere. Orso! 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 Oh, questo sembra un caso davvero intricato. Vediamo un po'. Ci sono! Indagheremo come veri detective! Ma prima di iniziare... Da ora in poi, mio caro Watson, tutto sarà elementare! Mio caro Watson, ecco il movente! Ecco anche questa qui. Come si chiama? Non importa, è comunque elementare! Allora, siete pronti a confessare il crimine? Era davvero elementare.
Orso! Devi venire con noi! Sei il nostro sospettato numero uno! Davvero elementare! Non ci resta altro che salire in cima all'albero! Davvero intricato. Ah! Yeah! Che ti avevo detto? È proprio elementare. Certo, è vero! Ecco qual è il segreto della vera bellezza! Questo specchio era proprio quello che mi serviva! Ma l'è scritto chiaro! Non è certo un gran mistero! Vuoi apparire? Certo ti dovrà impegnare. Faticoso e anche noioso. Ma io lo so e tutta mi trasformerò usando piena profusione per la mia trasformazione. Ecco adesso avviene la magia. Ci piombretto un bel rossetto ed il gioco è presto fatto. Un bel cibo.
forse è meglio non esagerare. Che fai lì seduto? Tutta questa bellezza si merita una bella foto. Coniglietto, anche tu vuoi essere bello come me? Giorno dopo il compleanno. Dunque, questo è arrivato. Questo cos'è? Sì, eccolo, l'ho trovato. Poi c'è anche questo. Per ora ci sono tutti. Eh? Ma che cos'è? Questo non è sulla mia lista. Si è ricordato di me! Non l'ha dimenticato. Oh! Ehi! Guardate! Ho ricevuto un regalo bellissimo! Dite, non è fantastica? Sa fare un sacco di cose! Ascoltate, sa anche parlare! Buongiorno a tutti, io sono Masuk. Piacere di conoscerti! E sa anche ballare benissimo, guardate! Ora balliamo! Presentarti a Orso! Orso! Ho un'amica da presentarti! Guarda, non è bellissima? Perché ci sono tutte queste pozzanghere? Insomma, vuoi dirmi che cosa è successo? Può fare un sacco di cose fantastiche. No, 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 no.
È troppo sporco qui. Torneremo a trovarti quando avrai pulito bene. Dovresti procurarti un robot come Masuko. Può esserti d'aiuto, in più non ti annoieresti mai. Masuko, vieni subito qui. Sono Masuko. Piacere di conoscerti, al tuo servizio. Piacere. Piacere di conoscerti, al tuo servizio. Io sono Robot. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti, io sono Robot, al tuo servizio. Piacere di conoscerti, io sono Robot. Robot, io sono Robot, piacere. Vi siete conosciuti? Basta presentazioni. Ora balliamo! Te l'avevo detto! Che se avessi preso un robot, non ti saresti mai annoiato!
suonare così bene, Orso. Però a me non insegni niente. Ti prego, insegnami subito a suonare. La cosa che amo di più è il pianoforte. Allora, dov'è il forte? Dov'è il piano? Caspita! Ma come ho fatto a vivere finora senza un piano? E come ho fatto a vivere finora senza musica? Oh, ho deciso! Insegnami! Diventerò famosa molto presto! A che mi serve suonare le scale? Posso suonare improvvisando! Organizziamo un festival musicale! La cosa importante è inchinarsi con molta grazia! Oh, le scale! Non mi va di farle! Che diventerò famosa tanto presto. Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!